Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti al nuovo ciclo di conferenze del Circolo Galileo Galilei SOMS di Mogliano Veneto. Finalmente, dopo qualche problemino iniziale, riusciamo a iniziare anche questo nostro eh, nuovo ciclo di eventi, giunto alla tre, ben alla tredicesima edizione. E ancora per, questa, per questo incontro in diretta YouTube, ma confidiamo fin dal prossimo evento del 18 febbraio di essere in presenza, come di consueto, al Liceo Berto di Mogliano Vetto. Quest'anno abbiamo voluto dedicare alla donna, e soprattutto alle donne di scienza, il nostro ciclo di incontri di divulgazione scientifica. E con i contributi di alcune importanti e prestigiose relatrici. Ehm, che ci illustreranno i contenuti delle loro delle attività in cui sono impegnate e di, in cui eccellono. Con loro avremo l'opportunità di avviare anche alcune riflessioni sulla questione di genere, soprattutto in ambito scientifico. E contestualmente avremo le loro valutazioni sul problema della disparità di genere. Iniziamo il nostro ciclo di incontri ehm, con un po' di storia delle donne della scienza. È una storia relativamente recente, breve. Se pensiamo che la prima donna si laurea nel 1678 e quell'anno Galileo era già morto da 36 anni. E resta la nostra Lucrezia Cornaro, laureata in filosofia a Padova, un caso isolato. Per molti ancora l'accesso delle donne, ancora per molti anni, l'accesso delle donne al sapere è visto come una minaccia a ruoli di genere storicamente consolidati. E Lucrezia Cornaro si laurea a Padova e da lì eh, quello è il punto di partenza del nostro racconto. Vogliamo far luce su un percorso non molto conosciuto e travagliato. Ancora oggi la presenza e il ruolo delle donne nelle università, parliamo in specifico delle università e nella scienza in particolare, rimane una questione aperta e in parte ancora da risolvere. E il nostro graditissimo ospite di questa sera è la professoressa Carlotta Sorba professoressa ordinaria di storia contemporanea all'Università di Padova e lì dirige anche il Centro Interuniversitario di Storia Culturale. È una specialista dell'Ottocento, studia in particolare la produzione culturale de del periodo e come questa si relaziona con la società e la politica del suo tempo. Ha pubblicato numerosi saggi e volumi e in particolare l'anno scorso, pochi mesi fa, pubblicato con Andrea Martini, in collaborazione con Andrea Martini, un, un testo dal titolo L'Università delle donne accademiche e studentesse dal 600 ad oggi. Testo che vi consigliamo, che non possiamo ovviamente proporvi nel nostro consueto corner, eh, book corner del Liceo Berto, ma di, di cui consigliamo la lettura. E non mi dilungo oltre, lascio alla professoressa Sorba il microfono a lei professoressa l'attenzione dei nostri sempre attenti ascoltatori e buona serata a tutti grazie grazie mille eh, grazie eh, dell'invito eh, di, di, di questa sera e innanzitutto voglio scusarmi insomma per eh, non essere riuscita a, eh, ad essere eh, alla prima eh, al primo incontro che doveva esserci appunto eh, ormai qualche tempo fa ma purtroppo sono come dire storie di ordinaria pandemia eh, e quindi insomma è stato come dire indipendentemente dalla, indipendente dalla mia volontà ehm, spero mi si veda e mi si senta bene perché io invece non mi vedo nel mi confermate che mi si vede? Allora, sì, con... La vediamo, io la vedo. Ok, bene. perfetto, mi scusi, perché sì, sì. Non, non mi vedo a schermo intero. Okay. Um, allora, um, la prima cosa che vorrei dire è che mi fa molto piacere in qualche modo cominciare questo ciclo di incontri. Eh, con uno sguardo storico e credo sia importante farlo. Eh, chiaramente è il mio mestiere, quindi parlo da storica, ma sono profondamente convinta che eh, dare uno spessore storico possibilmente lungo. Ai problemi dell'oggi eh, è eh, un modo, diciamo, di capire il presente in modo non superficiale, insomma, in modo, in modo complesso. E quindi cercare di vedere questo rapporto eh, donne-scienza, donne-università. Eh, come si è attivato nel tempo, in un tempo lungo appunto, dal 600 ad oggi, da Elena Cornaro Piscopia fino ad oggi, credo eh, possa dirci qualche cosa di più, insomma, anche di questa, della complessità di questo problema. E eh, come diceva eh, poco fa eh, chi mi ha preceduto, eh, ho appena, appunto, pu abbiamo pubblicato questo libro che eh, si colloca all'interno delle iniziative per gli 800 anni dell'Università di Padova. Eh, festeggiamo appunto e celebriamo nel 2022 questo, eh, questo traguardo importante di 800 anni di vita del nostro Ateneo. Abbiamo messo in piedi una collana di studi eh, con l'editore Donzelli e eh, di studi storici e non poteva mancare dentro a questa collana un volume appunto su che abbiamo intitolato l'Università delle Donne, accademiche e studentesse dal 600 ad oggi e che vuole essere... Il modo di fare il punto eh, su questo tema eh, nel lungo periodo, e cioè ricostruire come e quando le donne eh, riescono infine ad entrare nelle aule universitarie, a occuparsi di scienza nelle sue varie forme in modo eh, come dire legittimato. E come abbiano vissuto questa esperienza sia da studentesse sia da eh, docenti e ricercatrici. Allora dico subito che eh, quello che viene fuori da questo lungo percorso che abbiamo fatto è eh, un vero e proprio percorso a ostacoli, cioè le donne vivono questo rapporto con l'università e con la scienza eh, in modo eh, effettivamente molto difficile, è un percorso per niente lineare con diciamo, degli avanzamenti, ma anche delle fortissime resistenze, anche dei ritorni all'indietro, come vedremo. Quindi è un percorso molto accidentato, eh, che è fatto anche molto spesso di aggiramenti e di negoziazioni. Cioè le donne, le tante donne che eh, appunto da, dal 600 ad oggi vogliono occuparsi di scienza e, e cercano di farlo, eh, per lo più sono eh, costrette in qualche modo a trovare degli spazi eh, di azione che non sono quelli universitari, ma sono, le, sono spazi magari a, a fianco dell'università, le accademie, eh, più avanti i laboratori, i musei, le sovrintendenze, le biblioteche, cioè di, trovare, di in qualche modo bypassare aggirare, eh, negoziare in modo anche molto pragmatico eh, un possibile eh, avvicinamento alla scienza che a lungo eh, è invece, eh, come dire, un dominio, un ambito, uno spazio maschile. Ehm, allora, un altro elemento importante oltre a questo, come dire, degli aggiramenti e delle negoziazioni è anche il fatto che eh, questo tema di cui stiamo parlando, quindi eh, come... E quando le donne cominciano ad entrare legittimamente all'università, eh, questo tema presenta un quadro molto simile eh, in Italia come in Europa, come nel mondo. Eh, cioè, voglio dire che ehm, certamente ogni caso nazionale ha delle sue specificità, delle sue tempistiche, cercherò di, di farvelo vedere tra poco, ma... Le donne, sostanzialmente in tutta Europa e nel mondo, eh, ottengono di poter accedere eh, agli spazi universitari molto tardi, negli ultimi decenni dell'Ottocento. Ci sono delle eccezioni, abbiamo detto, lo vedremo meglio, Elena Cornaro-Piscopia, ma rimangono delle eccezioni in un quadro che è chiuso. Eh all'ingresso eh, delle donne. Le cose cominciano molto gradualmente, quasi al contagocce, eh, ad aprirsi a partire eh, dagli anni 60 dell'Ottocento in Europa, appena prima, già negli anni 30-40 dell'Ottocento, negli Stati Uniti, dove cominciano eh, già appunto negli anni 30, ci sono i primi college femminili anche all'interno di grandi università come Harvard o Cornell eh, si aprono degli spazi separati per le donne eh, in cui cominciano appunto eh, a, eh, le donne a poter eh, accedere eh, all'istruzione eh, superiore universitaria. Tutto ciò e la cosa interessante è che tutto ciò non è oggetto di un vero e proprio divieto legislativo. Cioè non troviamo nei paesi, né in Italia, né in Francia, né in Inghilterra, delle leggi che fino a quel momento dicono le donne non possono entrare all'università. No, semplicemente non è prevista la possibilità perché è talmente, eh, come dire, inimmaginabile la figura di una donna stud dello studente donna eh, che non viene nemmeno normata. E allora cosa succede? Che alcune donne particolarmente, come dire, decise, caparbie e coraggiose cominciano ad approfittare del vuoto legislativo e si iscrivono, cominciano ad iscriversi alle università. Naturalmente, tra mille ostacoli, contestazioni, eh, rifiuti, perché molte università non dicono: no, non è possibile, no? E comunque, qui comincia appunto a poco a poco questo percorso. Pensate che. La stessa parola studentessa, che a noi sembra una parola da sempre esistita, eh, ancora negli anni Ottanta 80 dell'Ottocento non esiste, non esiste in italiano e non esiste in, in francese, etudiante non si dice, eh, non si dice eh, perché appunto non esiste la figura, del, eh, la figura sociale della, della studentessa e si parla piuttosto di studenti donna. Eh, questo è il termine eh, che si usa. Allora, ciò detto, questo, tutto ciò significa che fino alla fine dell'Ottocento non ci sono donne letterate eh, o scienziate, eh, naturaliste, filosofe, eccetera. No, ovviamente no, ci sono. Eh. Ci sono, ma non riescono ad entrare nelle università se non appunto in rare e molto isolate eh, eccezioni allora ora vi, vi farei vedere qualche accompagno diciamo questa conversazione con alcune immagini eh, scusatemi condivido lo schermo eccolo qua con alcune immagini che eh, possono eh, come dire eh, rendere più eh, Viva la cosa di cui stiamo eh, parlando. Ecco, quando dico che ci sono erudite, letterate, anche scienziate, parlo di eh, molti personaggi, qui ne vedete una, Cassandra Fedele, è un umanista. Eh, vive appunto ha una vita lunghissima, più di 90 anni fra il 4 e il 500 e ehm, diciamo che in questo periodo, soprattutto successivo tra il 5 e il 600, assistiamo ad una Fioritura senza precedenti di scritture femminili e di eh, una presenza, diciamo, intensa delle donne nei dibattiti letterari, filosofici, scientifici eh, del periodo, sempre in spazi culturali extra-universitari. Eh, le accademie, i salotti eh, la prima stampa periodica a cui le donne eh, partecipano eh, vediamo appunto Cassandra Fedele ma ci sono tantissimi nomi appunto molto noti Lucrez per rimanere in ambito eh, veneto eh, o veneto e bolognese Lucrezia Marinella moderata fonte sono tutti personaggi che sono stati oggetto oggi di studi importanti ma il loro desiderio di accedere all'università rimane eh, a lungo eh, irrealizzabile, a parte qualche eccezione, come dicevamo prima, e cioè per esempio Elena Cornaro Piscopia. Elena Cornaro Piscopia, vedete qui alcune eh, immagini. Eh, nel 1678 eh, ottiene: qui abbiamo una eh, immagine più tarda, ma insomma è eh, proprio del momento della laurea. Siamo nel 25, 25 giugno del 1678. Avrebbe voluto una laurea in teologia, ma in realtà viene, viene ammessa solo eh, alla laurea in eh, filosofia. E... Ehm, eh, tutto ciò avviene però in condizioni molto particolari, con una pressione molto forte fatta dal padre, eh, attraverso anche eh, il vescovo eh, di, di, di Padova e in ogni caso con una forte accentuazione da parte delle autorità universitarie sul fatto che si trattava di un caso del tutto isolato, eh, che non aveva precedenti e non doveva avere neanche, eh, diciamo... Eh, seguito, ecco, non doveva essere l'inizio eh, di un percorso di accesso delle donne ehm, all'università. E eh, tutto ciò nonostante il fatto che eh, appunto nel corso del 600 intorno a, a, proprio in ambito veneto anche e in ambito, ehm, diciamo, nel, nel, in alcune eh, regioni eh, italiane, e non solo ehm, si vivacizza un vero e proprio dibattito che viene chiamato querel de femme su eh, proprio sulla intelligenza femminile sulle capacità femminili sulla ehm, possibilità per le donne di entrare eh, nel mondo intellettuale artistico e anche nelle ehm, eh, università e eh, quindi c'è diciamo in questa fase eh, cornaro piscopia è un'eccezione ma lo stesso tempo è significativa di un momento in cui si dibatte molto eh, appunto nelle accademie del tempo eh, su questo tema eh, del ruolo e della posizione delle donne rispetto alle scienze e ehm, eh, All'inizio del Settecento proprio ritroviamo, eh, proprio a Padova, eh, presso l'Accademia dei Ricovrati, un dibattito molto interessante che è rimasto molto noto, eh, organizzato da un grande eh, intellettuale e medico del tempo che è Antonio Vallisneri, eh, è un dibattito, appunto, qui vedete la, ehm, la, prima, la prima pagina della pubblicazione che viene eh, poi ehm, da lui eh, appunto data eh, alle stampe. Um, un dibattito sull'accesso delle donne di rango uh, agli studi. Se voi riuscite a leggere, uh, il titolo uh, sotto dice proprio se le donne si debbano ammettere allo studio delle scienze e delle arti nobili. E la cosa interessante è che Vallisneri. Dà spazio anche nella pubblicazione ad alcune voci femminili, eh, ad alcune eh, studiose, poetesse, letterate importanti. Eh, che eh, bisogna dire anche con ironia e con acume: eh, smontano tutte le obiezioni che vengono fatte eh, alla. Eh, alla loro possibilità appunto di accesso e sostengono addirittura che tutte le donne, non solo quelle nobili, non solo quelle di rango, dovrebbero poter accedere eh, all'istruzione eh, universitaria. E se noi guardiamo appunto a questo periodo al Settecento, al al alla prima metà del Settecento, eh, troviamo in effetti una eh, grande presenza eh, e una moltiplicazione, diciamo, di donne che eh, accedono agli studi anche di eh, scienze eh, naturali, per esempio. E il caso più noto, più, più famoso, eh, che eh, vedete qua, in, eh, no, scusate, in mezzo c'è anche la lezione di geografia di Pietro Longhi che ci dice qualcosa su, appunto, vedete queste donne con un precettore che... Studiano in mezzo a eh, volumi, in mezzo a un, eh, ad un grande mappamondo e quindi eh, è un'immagine importante di donne e saperi, eh, donne e scienze eh, nel, eh, nel primo Settecento. Ecco, ma l'altro esempio che volevo farvi è eh, quella di Laura Bassi. Laura Bassi che eh, discute eh, la, la propria laurea all'Università di Bologna nell'aprile del 1732, eh, si laurea in filosofia naturale e in fisica ed è una notizia che fa il giro eh, d'Europa ed è un personaggio appunto di grande interesse, anche, anche su Laura Bassi abbiamo numerosi eh, studi. Ecco, eh, ecco, qui però succede una cosa interessante, cioè succede eh, un, che il, il, il percorso si interrompe in modo piuttosto brusco. Cioè sembrerebbe a quest in questa metà del Settecento che ci fossero tutte le condizioni, in qualche modo no? per eh, una maggiore presenza delle donne nelle scienze, nelle università. Ci sono tutte le condizioni, ma eh, succede qualche cosa di nuovo. Succede che. Si sviluppa la cultura illuminista, eh, si sviluppa il pensiero in particolare di alcune, alcune riflessioni, quale quella di Rousseau, che eh, ha una concezione diciamo, molto ristretta come dire, del ruolo delle donne, avviene la rivoluzione francese, avviene, è un periodo in cui eh, diciamo, si sviluppa una nozione tutta maschile di sovranità popolare e di cittadinanza. Allora, quello che è, è interessante eh, capire questa cosa, cioè quello che è un momento di grandissima svolta e eh, di importantissima svolta eh, per eh, il mondo politico eh, in generale, ma soprattutto per il mondo politico maschile, diventa invece la Rivoluzione francese un momento di forte arretramento per eh, le donne, per la possibilità delle donne di, ehm, di farsi valere sulla sfera pubblica e cioè Appunto, anche nella Rivoluzione francese molte donne provano a intervenire, eh, molte donne scrivono anche eh, sui diritti del, del, delle cittadine, delle donne delle cittadine. Ma eh, la, la più importante di questa, Alain de Gouges, viene mandata sulla ghigliottina e eh, tutti i club femminili, per esempio, vengono eh, chiusi già nel 91, la Rivoluzione scoppia nell'89. e Diciamo tutti gli spazi politici, ma anche culturali, che si erano aperti alle donne, in quel momento si chiudono. E eh, con l'inizio dell'Ottocento, il nuovo secolo, il XIX secolo, è un secolo molto ambiguo, molto contraddittorio per la storia delle donne. Perché è un secolo in cui viene molto più fortemente normata quella che viene chiamata la separazione delle sfere. Cioè la sfera pubblica è tutta maschile, la sfera della guerra, della politica, della discussione, delle professioni, la, la sfera privata è la sfera femminile. Quindi la sfera fem la, diciamo, le competenze femminili, l'azione femminile è solo nella sfera della domesticità, degli affetti, eh, della cura dei figli e del marito. La scienza in tutto ciò eh, non, non è prevista. Ecco, in qualche modo. Allora, ehm, eh, quando dicevo appunto che eh, questa, questa storia di donna e scienza è, una, è un percorso molto accidentato e poco lineare, intendevo soprattutto questo, no? questa svolta eh, che avviene eh, fra il Settecento e l'inizio dell'Ottocento che riporta indietro le cose di, di molto. Allora, eh, che cosa succede? Che il dibattito sull'ingresso uh, delle donne negli Atenei e, e, e sulla piena partecipazione delle donne al sapere scientifico riprende soltanto uh, dopo la metà del secolo, negli anni Sessanta sostanzialmente. Del, ehm, dell'Ottocento e solo allora nei diversi paesi europei, ehm, come ho detto appunto negli Stati Uniti, le cose erano andate ancora un pochino più avanti. Eh, nei vari paesi europei, quasi simultaneamente in Francia, in Inghilterra, ma anche in Italia, comincia a, si comincia a discutere appunto sulla possibilità di, per, di, di, di aprire dei percorsi che vengono definiti di coeducazione maschile e femminile. Ed è, eh, come dire, il periodo che abbiamo definito nel nostro libro un tempo delle pioniere. Eh, delle pioniere, cioè delle prime donne che riescono appunto anche in modo un po' eh, con grandi difficoltà naturalmente a eh, iscriversi eh, all'università. Eh, lo fanno superando dei contrasti, delle resistenze molto forti. Quali sono queste, eh, queste resistenze? E il, mh, allora eh, il problema si pone già per le scuole superiori, già per i ginnasi e per i licei. Eh, non, e, e già lì eh, diciamo, si pone il problema come è possibile eh, mettere assieme maschi e femmine in periodo adolescenziale, eh, farli studiare insieme, una promiscuità che può creare eh, ehm, problemi ehm, eh, indotti diciamo, eh, immorali, promiscuità perturbanti. Quindi è un'idea sconsigliabile e rischiosa. E poi, quindi c'è questo, poi ci sono le grandi resistenze eh, poste dai grandi Atenei. Pensiamo a Oxford e Cambridge, cioè i, i, gli Atenei più prestigiosi che dicono eh, che saranno peraltro gli ultimi. A, a far entrare le donne, dicendo che l'entrata delle donne avrebbe significato una sorta di eh, eh, abbassamento dello standard, no? eh, e quindi perché ci, insomma, era molto forte lo stereotipo della inferiorità intellettuale femminile, nonostante quella querelle de femme 5-6 centesca, no? su cui tanto si era discusso anche con ironia eh, sulla eh, capacità intellettuale eh, femminile ancora appunto qui siamo negli anni 60-70 dell'Ottocento si discute se le donne hanno le capacità intellettuali per avvicinarsi alla scienza e eh, all'università um, eh, poi ci sono anche casi molto specifici come quello della Germania. Pensate, la Germania è, è forse l'ultimo dei paesi europei che nel, addirittura nel 1909, quindi veramente molto avanti, eh, ammette le donne a tutti i corsi eh, universitari. E qui c'è proprio una, ehm, uno studio molto bello di, di, su questo eh, che mostra come in Germania... Ci fosse un'idea molto forte di comunità accademica, un'idea che tutta maschile di comunità accademica e di cittadinanza accademica, per cui c'è un dibattito molto forte negli ultimi decenni dell'Ottocento, perché appunto eh, si dice fare entrare le donne all'università vuol dire fare entrare le donne nelle classi dirigenti, nelle professioni, e questo è è inaccettabile, eh, ma non solo, si dice lo studente, il percorso dello studente è il percorso eh, di uno che beve, che si ubriaca, che fa delle esperienze sessuali, tutte cose che le donne non possono fare, non fanno, quindi è un controsenso l'immagine della donna studente. No? Questo è un po' il dibattito, il dibattito tedesco che è veramente molto, eh, molto interessante da molti punti di vista. Poi però, eh, ci sono eh, anche eh, delle, eh, come dire, degli elementi che giocano in senso contrario, cioè favorevole all'ammissione delle donne. Pensiamo a eh, aspetti economici, puramente economici. Eh, ad esempio, le università svizzere sono le prime, Zurigo in particolare ma non solo, eh, a, eh, a mettere le donne e in questo modo ad attirare una enorme clientela eh, di giovani da tutta Europa, dalla Russia dove non era possibile andare all'università, ma anche da tutti i paesi europei. La studentessa di Zurigo diventa veramente quasi una, una figura sociale importante eh, del, eh, del, mh, del, degli anni 80, appunto dell'Ottocento. Come dire, le, le università svizzere giocano moltissimo e fanno la loro, la loro forza anche economica su questa apertura alle donne. E così le università minori eh, inglesi, no? le università scozzesi, ma anche l'università di Londra, si eh, contrappone a Oxford e Cambridge dicendo noi prendiamo anche le donne, no? e eh, quindi venite da noi eh, perché da noi ci sono, c'è la possibilità: anche quindi vedete anche gli aspetti economici non sono. Eh, diciamo di, di minor rilievo. In Italia che cosa succede? Arriviamo eh, finalmente eh, alla, questione, eh, alla questione italiana. In Italia ehm, non, ecco, la diversità rispetto agli altri paesi di cui ho parlato è che non si apre un vero e proprio. Come dire, dibattito pubblico su questa, su questa cosa e il percorso rimane un po' più sottotraccia, quasi in sordina. Tanto è vero che ehm, eh, l'apertura eh, alle donne avviene in Italia non con una vera e propria legge, ma con una disposizione regolamentare. Eh, fatta da due eh, ministri della pubblica istruzione nel 1875 Ruggero Bonghi e nel 1876 eh, Michele Coppino. Allora in queste disposizioni regolamentari per la prima volta si dice anche le donne possono iscriversi a tutti i corsi, ehm, a tutti i corsi eh, universitari e ehm, si apre così una fase appunto di eh, Pioniere, come dicevo, poche coraggiose, alcune delle quali anche in Italia straniere, eh, che eh, cominciano ad iscriversi all'università, eh, dicevo straniere, eh, russe, anche, anche, anche dal, dall'Europa dall dell'Est, eh, spesso anche ebree, come è il caso di, della famosa Ernestina. Eh, Paper, che è la prima laureata in medicina in Italia, appunto all'inizio degli anni 70, a Firenze, dove apre anche il primo, un primo ambulatorio eh, di eh, medicina della donna e del bambino. Eh, allora, la progressione numerica da questo 1875 in avanti è davvero al contagocce, cioè le donne che si, in Italia si iscrivono all'università sono pochissime. Di, di, prendo qualche, qualche dato perché è, è, è davvero interessante. Eh, allora nel 77 le laureate sono quattro, eh, diventano otto nel quadriennio successivo, nove nel quadriennio ancora successivo, diventano 18 laureate in tutta Italia tra il 1889 e il 92. Eh, allora nel 1902 ritroviamo una prima Sostanzialmente un, una, una breve inchiesta sulla presenza delle donne all'università che ritroviamo in un bollettino del, del Ministero della Pubblica Istruzione. In cui scopriamo che le laureate in Italia, appunto 1902, sono 224. E sono ragazze che in qualche modo sfidano le eh, difficoltà familiari, sociali che, eh, che si pongono insomma, di fronte a questa loro carriera in nome di una, eh, di una passione per il sapere e, e per la scienza, quindi con, eh, diciamo anche con, eh, con grandi eh, difficoltà. Eh, vi faccio vedere ecco qui per esempio sono ehm, il è il 1900 eh, laureandi in scienze naturali a Padova ecco vedete per la prima volta ritroviamo vedete, eh, le, le figure di due, eh, di due donne ecco documenti di questo tipo si trovano nell'archivio ehm, eh, nell dell'università e sono eh, molto eh, molto eh, interessanti eh, mi pare ecco all'interno di queste 224 4, eh, laureate, eh, le prime laureate appunto 1902. I percorsi più scelti sono eh, lettere e filosofia e anche eh, scienze, matematiche, fisiche e naturali. E questo è abbastanza curioso: fino agli anni venti sappiamo che eh, le donne eh, con una certa frequenza. Ehm, eh, prendono appunto eh, questi, questi percorsi di tipo eh, scientifico, eh, molto meno lo faranno eh, successivamente dagli anni eh, 30 in, ehm, in avanti. Allora, nel corso del Novecento poi assistiamo ad una vera e propria. Femminilizzazione crescente eh, degli atenei italiani che però non corrispondono. Qui avevo messo anche, scusate, una, una foto di Oxford, Oxford 1907. Finalmente anche ad Oxford le donne possono eh, accedere, eh, appunto, soltanto in questo, eh, in questo inizio secolo. E eh, questa foto è abbastanza, eh, come dire, significativa di una grande novità. Um, allora, mh, quello che però stavo dicendo è che la femminilizzazione delle iscrizioni all'università non corrisponde ancora a lungo ad una femminilizzazione del corpo docente, nel senso che eh, quello sarà molto, ma mo, una, una questione molto più, eh, molto più lenta, nel senso che lo sbocco privilegiato delle donne eh, laureate rimane in tutti i paesi europei, non soltanto non soltanto in Italia, l'insegnamento scolastico, mentre sia l'accesso alle professioni sia l'accesso alla ricerca scientifica rimane un'eccezione, rimane un dominio fortemente eh, eh, maschile. Eh, prima della Prima Guerra Mondiale, per darvi un'idea, in Francia c'è una sola titolare di cattedra e si chiama Marie Curie. Dunque ha vinto due premi Nobel, seppur condividendoli eh, con ehm, il marito. In Inghilterra, a ehm, eh, UCL, eh, University College di Londra, nel 1914 insegnano due docenti donne, quindi siamo ancora in numeri davvero piccolissimi, però più numerose sono le lecturers, le titolari diciamo di percorsi eh, più marginali, assistenti di laboratorio, tutor per le studentesse nei colleges femminili eh, eccetera. La prima guerra avrà una eh, segna, un nuovo slancio diciamo una maggiore eh, iscrizione delle donne all'università anche perché gli uomini sono in guerra anche se eh, 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 diciamo poi negli anni venti molti studi hanno confermato una sorta di Passo indietro. Quello che è interessante, eh, l'ultima slide che vi propongo, è che eh, nel, nel 1919. Eh, si forma per la prima volta a Londra, eh, qui vediamo il congresso del 1922, ma viene eh, creata a Londra una prima International Federation of University Women ed è una rete internazionale di universitarie nel quadro della Società delle Nazioni che si è formata dopo la Prima Guerra Mondiale, un networking femminile nuovo per supportare appunto lo sviluppo eh, dell'educazione superiore femminile. Questa foto è molto bella, ci dice, no? Di questi sguardi dritti all'obiettivo, come dire decisi e eh, coraggiosi, ci siamo anche noi. Eh, a quella data la studentessa è diventata una presenza, come dire, accettata e consueta, si è normalizzata, anche se bisogna aspettare poi gli anni della massificazione universitaria, quindi nel secondo dopoguerra, negli anni 60 in particolare, perché ehm, eh, assistiamo appunto ad un vero e proprio slancio. Quantitativo consistente eh, delle donne all'interno dell'università. Allora, diciamo, la conquista della legittimità intellettuale scientifica è un percorso che richiede alle donne sempre sforzi molto consistenti e delle eh, strategie come di adattamento per non sentirsi. Come dire, ospiti in un mondo maschile. Eh, allora finisco con eh, un riferimento eh, all'oggi. Il percorso culmina con un sorpasso quantitativo eh, delle donne. Eh, scusate, nel frattempo eh, interrompo la condivisione, così forse ci vediamo meglio. Um, eh. Eh, il sorpasso appunto delle donne sugli uomini nelle iscrizioni all'università avviene nell'anno all accademico 1990-91 e corrisponde anche a una, ci sono più donne oggi anche iscritte all'università e migliori sono anche le performance eh, negli studi, una maggiore regolarità e un maggiore rendimento. Tutto ciò non significa però, con questo vorrei chiudere, una strada in discesa. Eh, e cioè ehm, come spieghiamo anche nell'introduzione al nostro libro questo rapporto fra donne, università, donne e scienza è ancora un, come dire, una situazione in chiaro scuro diciamola così cioè ehm, <coughs> ancora oggi troviamo una persistenza una permanenza di problemi eh, consistenti sul fronte della parità formativa e della parità Occupazionale, soprattutto della presenza delle donne nelle, nei ruoli apicali, nei vertici tra i professori ordinari, per intenderci, eh, dell'università. Anche se oggi, negli ultimi anni, abbiamo assistito ad un'accelerazione importante, diciamo, eh, e ad un cambiamento. Pensiamo all alle numerose rettrici che sono state eh, elette in questi ultimi anni, no compreso quella di, di Padova, ma la Sapienza, eccetera. Quindi Oggi abbiamo a Padova, come in molte università, un bilancio di genere periodicamente aggiornato che eh, ci dice eh, appunto qual è la situazione anche da questo punto di vista all'interno eh, dell'Ateneo. E qual è questa situazione? È una prevalenza numerica eh, femminile, nel caso padovano il 52,8% is degli iscritti sono eh, donne, però... Questa percentuale si inverte nel post laurea, cioè quando noi andiamo ai dottorati e agli assegni di ricerca, quindi chi sono quelli che continuano più, che maggiormente la carriera per la, la carriera universitaria scientifica, sono soprattutto uomini, continuano ad essere uomini. Quindi uno sbilanciamento che mostra come il mondo della ricerca sia ancora... Per molti versi eh, maschile, soprattutto in alcune discipline, Le non nelle discipline umanistiche, ma nelle discipline STEM, quindi science, technology, engineering and mathematics. Allora, sul fronte poi, e ora davvero concludo: sul fronte del personale docente, eh, la presenza femminile è in crescita, ma eh, con una forte disparità eh, al vertice, appunto, tra i professori. Ehm, eh, ordinari. Oggi, proprio di oggi, leggevo sul giornale eh, poco fa, eh, ci son, sono usciti i dati di Alma Laurea sul gender gap eh, che ci dicono che eh, nell'insieme nell delle università italiane quasi il 60% sono eh, la, le laureate donne, hanno una performance migliore, ma a cinque anni dalla laurea gli uomini guadagnano circa il 20% in più. Quindi le possibilità occupazionali e, eh, e anche di guadagno son, continuano ad essere più eh, ampie, più forti per eh, gli uomini. Chiudo con un'ultima considerazione importante che ci collega a, alle prossime eh, conferenze, e cioè ehm, al di là, io ho fatto un discorso appunto sull'accesso delle donne alla scienza, all al, al, diciamo, spa allo spazio scientifico dell'università. Ma un punto importante che affronterete nei, nei, appunto negli incontri successivi è l'importanza dell'inserimento di prospettive di genere all'interno delle eh, diverse discipline, compresa la medicina, lo vedrete con Giovanella Baggio, o l'intelligenza artificiale, l'ingegneria dell'informazione con Silvana Badaloni. Allora, questo è un punto veramente importante. Se penso alla storia, eh, penso ad una, a, a, ad una situazione simile, cioè lo sviluppo della storia delle donne eh, ha consentito di guardare al passato con occhi diversi. Vedendo, facendo emergere problemi nuovi, eh, vedendo cose nuove, cose diverse, e ha, ha, ha significato uno svecchiamento della disciplina storica molto importante, e la stessa cosa appunto sta avvenendo come dicevo nella biologia, nella medicina e in altre discipline. Quindi eh, è molto, mi pare, è un tema questo di cui stiamo parlando, di cui state eh, appunto parlando, molto attuale e molto importante. Grazie. Grazie dottoressa. Per... Mi sentite? Mi sente? Sì, sì, sì. Ah, perfetto. Ehm, il percorso... È ben avviato, ma è ancora lungo. Mi pare, appunto, esatto, appunto. Esatto, esatto, E colpisce anche l'andamento altalenante nella storia dell'inserimento dell della donna nell'università. In particolare, dove abbiamo parlato. Si, si pensa di solito a un percorso abbastanza lineare, no? invece ci sono stati dei momenti. Di, di, di apertura, e seguiti da momenti di, vera di, di, di oscurantismo veramente impensabili. Mi ha stupito il fatto che nel mm. periodo dell'illuminismo in cui si pensa mm. che tutto si debba, debba evolvere, ci sia stata questa, questa regressione. È stata veramente una sorpresa. Sì, è... e, bene, mm. Mm. volevo chiederle, abbiamo un paio di domande. E, lei dirige il Centro Interuniversitario di Storia Culturale. Sì. A Padova. Ci può brevemente raccontare di cosa si tratta? Certo, eh, sì. Allora, el, è un, un centro interuniversitario che vuol dire che eh, mette assieme diversi Atenei, in particolare sono eh, cinque Atenei, quindi Padova che è la sede amministrativa, ma anche eh, Bologna, eh, Venezia, eh, Verona e Pisa. E, ehm, ed è un, un centro di, di ricerca, di formazione per lo sviluppo degli studi di storia culturale. Storia, per storia culturale si intende, eh, diciamo, una storia che, ehm, un po' come quella anche che vi ho raccontato, ehm, privilegia gli aspetti culturali eh, e quindi... Di, di, in senso, in senso lato, quindi eh, gli immaginari, la, la, la mentalità, la storia della mentalità, la storia delle emozioni, eh, la sto anche la storia della politica, ma è una storia culturale della politica, cioè per esempio le esperienze politiche, le appartenenze, le emozioni politiche. Ecco, eh, cerchiamo di lavorare intorno su questi terreni che ci sembrano eh, molto interessanti e come dire, anche un, eh, come dire, che, che, che non, che ci dicano qualcosa di più del passato degli uomini e delle donne. Ok, volevo un attimo presentare il suo libro. Vediamo un po'. Eccolo qui. Eccolo, sì. Lo vedete dall'inizio? Eccolo qui. E... Ecco, Patavina Libertas è il nome della collana. Eh, è il nome della collana che comprende nove volumi e che stanno uscendo a poco a poco, ne sono già usciti quattro mi pare e il titolo nostro appunto è l'Università delle Donne sono numerosi saggi e, ehm, che partono appunto da Elena Cornaro Piscopia e finiscono in, ad oggi, ecco la situazione di oggi ecco lo lasciamo in modo che i nostri ascoltatori telespettatori possano prendere nota <ride> E avevo trovato anche un'altra pubblicazione che credo sia più legata anche a questa, agli sì, 800 certo. anni dell'Istituto Universitario Padovano. Certo, questo ho, io ho fatto la, una prefazione, una postfazione, non ricordo, e sono ritratti di donne che hanno lasciato il segno a Padova. Ci sono anche alcune di quelle che, abbia, che ho citato, da, da Cassandra Fedele a Moderata Fonte a, eh, a, a Cornaro Piscopio, ovviamente. Bene. Allora, volevo fare una domanda, noi tradizionalmente ci occupiamo di, di scienza, abbiamo questa presunzione. E, mh, mi incuriosiva, eh, lo storico, siamo sempre abituati, cioè abbiamo un'immagine dello storico dentro la della biblioteca che consulta libri, libroni, vecchi testi. E, come si pone lo storico? Che, che rapporto ha con... Le nuove tecnologie che stanno rivoluzionando Beh, eh, un ah, po tutte le, le, le scienze. È una bella domanda. Ascolti, è una eh, naturalmente eh, le, le nuove tecnologie, la rete ha rivoluzionato anche il nostro lavoro ehm, in modo abbastanza consistente. Eh, innanzitutto mh, abbiamo ormai moltissimo eh, anche di testi. Io in particolare mi occupo di 800 e trovo quasi tutto eh, online. Ma anche cominciano ad essere eh, digitalizzati molti archivi. Eh, ecco, il nostro lavoro non è solo un lavoro di biblioteca e di, di, diciamo di testi a stampa, ma è un lavoro d'archivio su, su carte eh, appunto non, non, non pubblicate. E, eh, e ormai moltissimi archivi non tanto in Italia ma soprattutto all'estero eh, anche negli Stati Uniti soprattutto eh, ma anche pensiamo agli archivi fotografici eh, insomma c'è moltissimo eh, veramente eh, eh, online e questo ha cambiato molto e poi c'è tutto la, 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 diciamo quella che viene definita la, la digital history e quindi mh, eh, tante possibilità nuove eh, sia a livello, come dire, quantitativo e qualitativo, che eh, i nuovi strumenti, i nuovi software ci, ci consentono, insomma, di eh, strumenti analitici. Eh, pensiamo a analisi sui testi, su grandi corpi di testi, per esempio. Mh, la possibilità di studiare corpus eh, consistenti di testi e di individuare, ehm, appunto, le, le frequenze nel linguaggio, o insomma tanti elementi che, che possono essere estremamente interessanti anche per uno storico. Mm. Bene. E, visto che abbiamo uno storico a disposizione, pare le ultime notizie dicono che domani dovremmo avere un Presidente della Repubblica donna. Ecco, queste... Tutto, ah, incrociamo le dita anche me lo dice dei lei figli. questo me lo dice lei non lo sapevo eh, certamente incrociamo le dita oggi mi sembra che sia fallita miseramente la il tentativo la come con padovana. una parana sì insomma forse non è stato neanche molto eh, insomma come dire opportuno che la seconda carica dello stato si esponesse a eh, questa situazione, eh, comunque, speriamo molto. Sì, Credo beh, che, pare tutti... che ci, ci siano delle dichiarazioni, non le ho viste, ma mi hanno riportato, ci siano delle dichiarazioni eh, molto. Speriamo, molto siamo tutti in attesa che questo eh, teatrino finisca perché, francamente, <ride> non ne avevamo beh, tanto dal viso. punto di vista della, della storia, è un passo, è un bel passo. Un passo molto eh sì, importante, sarebbe forse. un grande passo sarebbe veramente un grande passo. Sì, sono d'accordo. Per no, perché il, il problema è proprio davvero anche una questione di modelli, no? Eh, cioè che i nostri ragazzi, i nostri bambini comincino a vedere le donne nelle posizioni di vertice, nelle posizioni, cioè comincino a, a, a vedere appunto eh, figure femminili come anche come, eh, come modello, no? Eh, questo è, è veramente una questione molto importante. che come Dire, eh, cerca di, 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 di rompere gli stereotipi, no? Eh, mm. Quindi speriamo molto, ci sarebbe veramente bisogno. Anche l'elezione delle nostre rettrici è stato davvero un momento molto molto importante. È Pado, vero perché è, è, è il primo lettore donna. Del, la prima Pado, in 800 di, anni, in capisci, 800 anni diciamo. di storia e finalmente siamo riusciti a, ad averne una e siamo molto soddisfatti, molto orgogliosi anche, sì, veramente. Bene, Bene direi che come inizio nostri, dei nostri incontri non poteva andare meglio, è stato veramente un piacere averla con noi, ci dispiace ovviamente non poterla… Anche, anche a me, anche a me. Mi, scuso, mi scuso ancora per questo. Ne, ne, ma... ne. Speriamo che magari con uno dei prossimi incontri che, con le colleghe che lei ha citato possa magari venire a trovarci. Così volentieri, ci cercherò di farlo. Allora do l'appuntamento a tutti, quindi al prossimo incontro: liceo Berto. Tra 20 giorni speriamo di non avere nessun tipo di problema sulla, sulla presenza. Green Pass obbligatorio, ovviamente. E quindi appuntamento a tutti al 18, il 18 di febbraio con la professoressa Badaloni. Rientreremo un po' nel nostro ambito scientifico, perché parleremo delle nuove tecnologie e degli impatti che hanno eh, questi famosi algoritmi, la cosiddetta intelligenza artificiale. Anche qui si nascondono. Delle questioni di genere non di poco conto, e esploreremo quindi con la professoressa Badaloni questo, questo ambito. Di nuovo, grazie, professoressa. Saluti e, a tutti, grazie e, a voi. Buonasera a tutti.